romano, cresciuto nel primo dopoguerra. Io vivevo di riflesso, no? I bombardamenti del 43, gli allarmi per cui venivo portato a volte in una coperta dove avevamo tipo rifugio, no? Mio padre portò in casa un ragazzo che era scappato dai tedeschi che portavano ai campi di concentramento in Germania. Mio padre stesso si dovette nascondere. Una profonda ribellione a tutto questo. Ambiente cattolico, mio padre non credente, lui era un mazziniano, 5 sorelle. Mio padre diceva: questo rischia di diventare un bambino effeminato in tutto questo ambiente, portiamolo dagli scout. Ed è stata un'esperienza molto bella. Poi non studiavo mai, questa è stata un'esperienza bellissima. Io ho cominciato a studiare a 17 anni. 57 maturità, dal 2 in greco al 9. Mio padre diceva che una prova dell'esistenza dello Spirito Santo. Avevo lo smoking e il sacco a pelo. Tutte le feste di 18 anni me le facevo io. Poi la scelta di non far medicina, perché mi spaventò l'idea che potessi essere il figlio di papà con la professione già preparata, no? Mi iscrivo ad architettura con un gruppo, tra l'altro, di scout, di comunisti, di socialisti. Fondammo un partito, Iniziativa Politica si chiamava. Era difficile coniugare chiesa e mondo sociale, per cui ero tentato da una parte di fuggire dalla chiesa, dall'altra parte di impegnarmi politicamente. Finché la botta finale mi venne da questo discorso, o il Vangelo o tutto il resto. E allora decisi di farmi prete. Gesuita venne un po' dopo, perché vedevo con preoccupazione il mondo della curia romana, di tutti i preti, proprio non ne potevo più. Decisi di partire, solamente mia madre mi dette i soldi per andare un mese a Londra e a Parigi. Dice: così si svaga un pochino, chissà che ci ripensi. No? 20 giorni a Londra, 10 giorni passati nei musei a disegnare. Ecco, anche questo discorso dell'arte mi dava una dimensione più dell'estetica del cuore. Torno, prendo la partenza dal clan, mi fanno un funerale, i miei amici mi portano come se fossi in una bara, cantando salmi. Ci fu un'assemblea, dice: ma dov'è Valletti, dov'è Valletti? È entrato in convento. Risata generale. Ho fatto 3 anni di filosofia gregoriana con la licenza. Poi io, che ero sempre stato un somaro, mi ritrovai capace di insegnare. Perché? Perché pensai che non dovevo far soffrire gli alunni quanto avevo sofferto io, e mi andò bene. Poi io tenevo la classe come se fosse il reparto scout. Primo anno di Livorno ho fatto la chela, secondo anno l'aiuto capo reparto, terzo anno aiuto capo clan. Nel frattempo mi iscrissi a Pisa, però l'unico docente che io potevo frequentare era Luigi Chiarini. Nel frattempo lui, direttore del Festival di Venezia, mi chiese di fargli da spalla durante il festival, e lì appunto la grande libertà dei miei superiori, perché era vietato per i preti religiosi di andare a Venezia. Conobbi un sacco di registi, cominciai a scrivere. Nel 66 sto a Firenze durante l'alluvione e ho vissuto l'anno di Firenze 66-67, quando Don Milani stava morendo, entrando però nel giro degli amici di Don Milani. La Pira, Fioretta Mazzei. Nel 67 torno a Roma per fare teologia, anni del concilio finito, ma grande fermento. Occupai San Pietro. Quando Nixon venne a Roma durante la guerra di Vietnam, con l'Assemblea Ecclesiale Romana, comunità di base, valdesi, decidiamo di fare un'assemblea. Andiamo dentro San Pietro, ero l'unico clero. Ci sono le guardie svizzere e la gendarmeria. La gendarmeria mi ferma, mi consegna alla polizia. Tutto il resto fanno resistenza passiva, vengono tutti portati di peso. Inizia all'interno della compagnia un sospetto nei miei confronti, però nello stesso tempo una massima fiducia da parte del mio superiore provinciale, del padre Arrupe.
cioè con i vertici pienamente in sintonia, con tutta la parte media, che però è quella che gestisce in genere le comunità, eccetera, grande difficoltà. Facciamo il movimento studentesco della Gregoriana, l'assemblea degli studenti della Gregoriana, sono rappresentante degli studenti presso il Senato accademico, si occupa la Gregoriana, si team, cosa che va sui giornali, anche questa, eccetera. Sospeso dall'università, però appunto i vertici mi hanno poi reinserito. Era interessante far entrare nell'accademia teologica questa incidenza del mondo sociale e politico che tra l'altro la teologia sosteneva. Metz, Moltmann, Pannenberg, teologi che appunto stavano cercando di cogliere anche da quello che era il grande movimento di base di quegli anni una ragione teologica interessante. Fece un seminario sui manoscritti di Marx del 44, spiegando che l'umanesimo di Marx era un umanesimo ebraico-cristiano. Forse l'esperienza più bella l'ho avuta con i dirigenti del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, Giovanni Berlinguer, Silos Labini, i quali, quando io feci una conferenza a Roma sul catechismo dell'Isolotto e di Don Milani, mi cercarono perché volevano che i loro figlioli imparassero il Vangelo. E allora ho cominciato a fare con loro una formazione al Vangelo. Nel 71, finita la Gregoriana, torno a Firenze, città di grande fermento, c'era Balducci, c'era stato Don Milani, l'Isolotto, Enzo Mazzi, eccetera. Santo, santo. E con questa comunità di universitari e di giovani feci il ponte fra il Mugello e la città. E lì pure vennero fuori esperienze singolari. La trasformazione di un doposcuola di quartiere in scuola a tempo pieno statale. Avevamo dei ragazzi con handicap e fu una delle prime esperienze di accoglienza di handicap nella scuola strutturata. Io ero molto legato a Don Mazzi, a Don Gomiti, cosa che provocò una reazione di Florit nei miei confronti, anche perché io lavoravo pure con il Tribunale dei Minori, facemmo tre case famiglia, dei responsabili per ogni casa e una rotazione di universitari che li portavano a scuola, li facevano giocare a pallone, li portavano al cinema. Io poi ero iscritto alla CGIL dagli anni 71, per cui anche il sindacato mi affidava, non so, la stesura di un documento, però non ho mai figurato, nel senso che facevo da spalla. Era il periodo dei primi cristiani che venivano eletti come indipendenti nelle liste del Partito Comunista. Le due grandi associazioni che, diciamo, seguirono questa ondata erano la GESCI e le ACLI, addirittura permisero la scelta socialista dei propri iscritti. L'Azione Cattolica era schierata con la gerarchia, quindi alcuni dell'Azione Cattolica si dimisero, lo stesso Dossetti, personaggio chiave. Nel 74 ci fu referendum sul divorzio e ero firmatario fra quelli che dicevano: un cattolico che fa promessa di matrimonio fedele vive il sacramento, un non credente, un non cattolico, perché deve essere tenuto a una legge che è ecclesiastica? Ma questo non garbava a quell'epoca. Seguivo un gruppo di preti sposati, gli davo accoglienza, come ora qui nella nostra chiesa vengono molti preti sposati a seguire l'Eucaristia. Florit insistette con i miei superiori che io andassi via da Firenze. Mi preparai a fare un salto perché dalla Maremma e da Livorno i vescovi mi chiamarono perché c'erano delle esperienze scolastiche interessanti e mi chiesero di andare lì. Fui trasferito a Follonica e incominciò gli anni della Maremma.
9 anni vissuti in grande fermento, fondammo una scuola sperimentale e per tutti i ragazzi che la scuola, diciamo bene, segava. C'era un unico bidello per cui i ragazzi 10 minuti prima della fine della scuola scopa e ramazza, ogni anno si faceva un teatro e poi costruì per 3 anni un film con i ragazzi. Nel frattempo abbiamo fondato il gruppo di Follonica degli scout, erano gli alunni della scuola che erano tutti scout, e poi il sabato e la domenica sempre in uscita, per cui lunedì non si interrogava. I docenti, alcuni molto coinvolti, altri osteggiavano, è evidente, no? Noi eravamo 4 gesuiti, uno insegnava religione nella scuola, io insegnavo lettere, 2 erano operai, era una comunità operaia praticamente. Molte volte questi miei confratelli operai non si dichiaravano preti, venivano scoperti preti con il tempo, quando erano apprezzati come uomini. E il vescovo ci apprezzava moltissimo, mentre i preti ci vedevano con sospetto, inevitabilmente. Il mondo operaio era ormai lontano dalla chiesa a chilometri e chilometri. Quando invece, vivendo in borghese, no, ma anche magari con la faccia da prete, però stai in mezzo alla gente, incominci a parlare, poi a un certo punto mi dice: ma lei c'ha famiglia, quanti figli c'ha? No, io so preso. Bisogna aiutare la gente a saper trovare la vena evangelica non solo nella società ma anche nella chiesa. Dovunque io ho lavorato ho avuto un'opposizione e ti dirò che l'opposizione mi conforta, è segno che qualche cosa cambia, può cambiare. Tanto per dirtene una, i papà dei Lupetti e i papà degli alunni erano tutti i nonni, erano tutti quelli scomunicati da Pio XII degli anni 40, 49, no? E avevano tutti giurato che chiesa non se ne nemmeno parlava, per cui proprio non... Quando i nipotini cominciarono a frequentare dopo scuola, oltre che la scuola, i Lupetti, le attività che svolgevamo, il teatro, eccetera, questi nonni cominciarono a venire. Qualche nonno cominciava a star male per morire e mi volevano vicino. Però la cosa bella è che mi chiedevano: accompagnami tu al cimitero, ma non passare dalla chiesa. Chiesi al vescovo il permesso di benedire le salme e di accompagnare questi morti al cimitero senza passare dalla chiesa. E il vescovo lo permise. È chiaro che i parroci ce l'avevano con me, ma era un buon segno. Nel frattempo mi chiamarono a Bologna nell'85 e fondai questo centro Poggeschi. Cominciammo questa esperienza con l'università, che fu molto pesante, faticosa, perché c'era CL abbastanza integralista, fortemente connotata politicamente, per cui i cattolici dovevano essere così. Contemporaneamente al mio arrivo era stato nominato vescovo Biffi, che subito sposò CL come movimento privilegiato. Alcuni docenti incominciarono a appoggiare i cellini. Gli scout sentivano una certa difficoltà e allora fondammo gli scout universitari. Cominciammo ad accogliere tutti. Ci vedevano come comunisti, per cui io incominciai ad avere problemi con il cardinale. Dopo un certo periodo mi ha tolto la messa alla cappella dell'università. Il mondo cattolico ha una doppia faccia, quella di chi cerca di allontanarsi dal mondo per salire a Dio e di chi invece riconosce che Dio è sceso dal cielo per farsi uomo. Quindi un umanesimo che deve diventare espressione di questo Dio che si è fatto uomo. E allora una religiosità che fa leva sulla devozione, l'invocazione, l'onnipotenza, il miracolo, le guarigioni e tutto il resto, sciupa quello che invece è il mandato che Dio dà all'uomo di governare l'universo, secondo le sue leggi, secondo le sue regole, che sono le regole della condivisione, della pace, dell'amore, dell'uguaglianza. E allora compito del cristiano è quello di saper leggere spiritualmente in questa varietà di situazioni dove c'è lo spirito che soffia, e lo spirito soffia. Soffia nelle religioni, soffia nelle culture, soffia dovunque.
deve sfociare comunque in progetto politico ogni intuizione di bene che a livello personale e soggettivo tu senti premere sulla tua coscienza. E avere il coraggio di dire che a quella persona serve di lavorare, serve la salute, serve l'assistenza sanitaria, serve una casa, servono i servizi pubblici. Se questo non avviene, le contraddizioni peseranno sempre di più e le tensioni aumenteranno sempre di più. Impegnarsi con gli altri, perché io non posso presumere di avere un modello. Non devono andare con le baionette l'uno contro l'altro, ma io devo sapere che il padrone deve diminuire le sue pretese se vuole che l'operaio salvi la sua esistenza. Non devo salvare il mio capitale. Io devo capire come imprenditore, come proprietario, qual è il margine per non cadere in una fascia, diciamo, di disagio e di bisogno. E la Chiesa questo lo deve ricordare. Io ho vissuto persone che hanno aderito alla cristianità, come per dei cristiani che se ne sono andati via tranquillamente. L'emorragia dalla Chiesa non è una cosa da poco. Io devo capire perché a un certo punto l'occhio della persona non è andato oltre la soglia per capire la bellezza dell'eterno e dell'infinito identificabile con il Creatore. Devo capire questo. E devo capire perché non riconosce in Gesù l'incarnazione di questo Creatore. Ma se poi lo trovo capace di servire, capace di amare, capace di perdonare, capace di condividere, dico, va bene, non riconoscerà il soggetto che gli dà questa ispirazione, ma certamente è una persona ispirata, perché stando nel mondo, se fai queste cose è segno che sei ispirato. Prevale l'amore alla chiusura. Ero assistente regionale dell'Emilia-Romagna, mi trovai con un gruppetto di rover e scolte e cominciai a chiedere a uno: c'è quant'anni di è che sei scout? 12. Cosa ti è piaciuto di più in tutti questi anni? Il servizio. Servizio, servizio, servizio. Ho detto: ma sapete Gesù che ha detto? Io sono venuto a servire. Senza volere, voi fate quello che ha fatto Gesù. C'è una ispirazione comunque nel cuore delle persone. E se questa persona, se questa ispirazione porta la persona a essere generosa, sarà compito mio dire: vedi, io mi sento ispirato da una forza che non conosco, che non vedo, ma che riconosco per esempio in Gesù. Cosa è successo però? Che questa, diciamo, esposizione culturale, sociale, religiosa, contrastava un pochino con una visione della Chiesa locale e quindi abbiamo avuto dei contrasti, delle difficoltà. Anche lì il grande appoggio dei gesuiti. Da un corso che io feci al carcere nacque l'idea di far entrare degli universitari nel carcere e incominciò il gruppo carcere. E poi nacque la scuola di italiano per immigrati nel centro Poggesco. 60-70 universitari facevano questo servizio. Dai viaggi in Africa, il gruppo Africa. Una volta in Basilicata abbiamo fatto da Potenza a Matera a piedi tutta la via Appia. Nel frattempo 18 anni pesavano ed era pure necessario un pochino rinnovare. Coincise con l'esigenza che ebbero i superiori di dar vita a Scampia a un'esperienza come quella che stiamo vivendo. Un'esperienza di promozione culturale e di promozione sociale. Incominciamo a fare dei corsi per grafici, per elettricisti, tirocinio formativo, stage in aziende. Fu approvato il nostro progetto e nacque questo centro. Ospitavamo alla rettoria un doposcuola e qui cominciamo a fare pure attività di sostegno scolastico per i ragazzi, soprattutto delle medie e delle superiori. Abbiamo messo in piedi un laboratorio, legatoria, restauro del libro e cartotecnica. Scatole, cornici, un album. L'importante è avvicinare la città alla periferia. Cioè noi dobbiamo far sapere che cosa si vive qui,
questi centri, per esempio la ludoteca, l'associazione Mammut fa queste cose, la palestra Maddaloni, l'altra palestra Raggio di Sole. Insomma, quando venne il ministro Barca con Marco Rossi Doria, ci chiesero di mettere insieme un po' di associazioni, qui ne avevamo messi insieme 25, quindi è segno che c'è il fermento. Però la finalità è uscire da un criterio di assistenza per piuttosto essere capaci di produrre, ecco. Quindi meglio un investimento per produrre piuttosto che un'assistenza per sopravvivere. Molte persone vengono, in estate sono almeno 200 giovani, tutto è possibile. Appunto, l'importante è avere un'apertura, avere un'idea dell'associazione non come rifugio, zona di parcheggio protettiva, ma come luogo dove acquisti delle competenze da poter poi mettere in atto dove ti trovi. Ecco. Ma il rapporto col territorio è indispensabile. A me dispiace una cosa, no? Che parlando un po' della mia storia, non è la mia storia. Se non avessi avuto quei collaboratori, perché c'è stata questa continua presenza loro.